e bentornati. Oggi finalmente sono riuscita a proporvi una ricetta che sono sicura vi piacerà tantissimo. Prepariamo insieme i pangoccioli. I pangoccioli li conoscete sicuramente tutti. Sono una delle merende della nostra infanzia e sono questi dolci panini arricchiti di gocce di cioccolato, super morbidi e perfetti da inzuppare in un bel cappuccino o in un bicchiere di latte. In più, nella versione che vi propongo, non utilizzerò né uova, né latte, né burro. Gli ingredienti che ci occorrono sono 125 ml di acqua tiepida, 125 g di farina Manitoba, 125 g di farina 00, 40 g di zucchero semolato, 30 ml di olio di semi di girasole, 4 g di lievito di birra secco disidratato, una bustina di vanillina, un cucchiaino di zucchero per far sciogliere il lievito, un cucchiaino raso di sale, gocce di cioccolato, quanto basta. Cominciamo a far sciogliere nell'acqua tiepida il lievito di birra e aggiungiamo anche un cucchiaino di zucchero. Aspettiamo 10 minuti circa che la lievitazione si attivi, si formerà una schiumetta. Mescoliamo le due farine con la vanillina. Mettiamo nella planetaria le polveri, ci muniamo sempre di gancio per pane, aggiungiamo lo zucchero e diamo una prima mescolata. Passati i 10-15 minuti che il lievito si è attivato, aggiungiamo anche acqua e lievito, poi aggiungiamo l'olio e solo alla fine un pizzico di sale. Quando il panetto comincia a formarsi, aggiungiamo anche le gocce di cioccolato e aspettiamo che si mescolino bene nell'impasto. Il panetto comincerà a staccarsi dalle pareti e lo lasciamo lavorare per 5 minuti nella planetaria. Il panetto che otterremo avrà questo aspetto. Lo sbattiamo energicamente su un tagliere. Lo mettiamo in una ciotola e lo lasciamo lievitare a forno spento con la luce accesa fino al raddoppio di volume. Ci vorranno circa 2 ore. Il panetto ha raddoppiato di volume. Ora andiamo a creare i nostri paninetti. Preleviamo delle porzioni di 80 g circa di impasto. Lavoriamo il nostro paninetto dandogli una forma circolare. Cominciate a lavorare l'impasto arrotolandolo su se stesso, prima da un lato e poi dall'altro, come vedete nel video. Disponete i vostri paninetti su una placca da forno ricoperta con carta forno. Lasciamo lievitare per altre 2 ore a forno spento con la luce accesa. Ecco il risultato dopo le 2 ore di lievitazione. I paninetti si gonfieranno ulteriormente in cottura. Ve ne usciranno circa 6. Spennelliamo la superficie con del latte. Questo servirà per fare in modo che dopo la cottura siano ben dorati. Ecco quindi i nostri 6 paninetti spennellati con abbondante latte. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi statico. Inforniamo a forno statico a 180 gradi i nostri paninetti per 15 minuti ed ecco i nostri magnifici pangoccioli appena sfornati. Lasciateli raffreddare, sono buonissimi e morbidissimi da mangiare subito. Se li volete conservare per il giorno dopo, vi consiglio di surgelarli. Al momento della vostra colazione li tirate fuori dal freezer e li scaldate per 5-10 minuti a forno medio caldo. Saranno buonissimi come appena fatti. Se la ricetta vi è piaciuta, lasciate un bel like oppure scrivetemi tantissimi commenti. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video.